in grado di impattare sulla classifica, certo, ma anche sulle future strategie di mercato nella imminente sessione invernale. Appassionati di calcio, un saluto da Pietro Di Paolo e bentornati su Serie C TV. È un delicatissimo scontro salvezza quello che attende Messina e Paganese in questo turno prenatalizio che chiude l'anno solare di... Recupero di Balde, area di rigore, Balde defilato, Balde il tiro, la respinta di Baiocco, pallone ancora in movimento, il colpo di testa di Marginian, nessuno ad approfittarne. Questa è la prima importante emozione della partita che arriva al 31esimo minuto. Io Vaccari, insistita circolazione di palla del Messina, ora Dorante. Fofana dentro per Marginian, controllo con il petto, Marginian la conclusione, il gol! Messina in vantaggio, Marginian al 38esimo minuto. Proprio lui, ne parlavamo prima, ripescato da Raciti dopo la lunga astinenza da campo, che guadagni ancora Cretella con il destro, il tiro cross sul quale non riesce a intervenire, esita Fusco e poi la deviazione di un difensore in corner, brivido per il giovane estremo difensore del Messina al 44esimo minuto e 40 secondi. Carillo, lancio lungo, troppo lungo per Adorante, ma ci crede Marginian, lo scatto di Marginian, entra all'interno dell'area di rigore, Marginian è defilato, il suo tiro sull'esterno della rete. Cestese con Viti, Dissone, il traversone dentro, il colpo di testa a liberare, poi l'opportunità per Cretella, Cretella le sue finte, pallone sul sinistro, il tiro telefonato, facile la parata. E poi Balde, quindi l'apertura intelligente di Marginian per Rondinella, Rondinella limite l'area di rigore, il traversone dentro, il tiro di Balde a botta sicura, respinto da un avversario, bella questa azione del Messina. Poi recupero di Konaté e irregolare, così dice Carel. Controllo con il petto, poi il lancio lungo, il colpo di testa, attenzione in aria, e Fusco che si esibisce in una deviazione sul colpo di testa, se non ho visto male, proprio di Castaldo sul capovolgimento di fronte, però attenzione ad Adorante che poi Firenze che poi la dà a Schiavino sulla destra, 3 minuti al termine più recupero, il traversone dentro, Celic di testa, attenzione a Cretella, posizione di conclusione e il gol della Paganese firmato dall'ex della partita Carmine Cretella al 42esimo minuto, 1-1. Tutta la Paganese nei propri 16 metri, traversone con il sinistro di Gonçalves, libera Castaldo, poi il tentativo di conclusione di Marginian dai 35 metri, Gonçalves defilato a sinistra, deve accelerare per mantenerla in campo Gonçalves, tanto se n'è andato anche il secondo minuto di recupero, ancora 120 secondi da giocare, il traversone di Konaté, lungo il colpo di testa e il gol del Messina, il gol del Messina che ribalta dunque la situazione con Di Stefano al 47esimo minuto e 10 secondi. Arriva il triplice fischio al Franco Scoglio nell'ultima partita del 2021. Il Messina batte la Paganese per 2-1. La successione delle marcature in vantaggio i peloritani nel corso del primo tempo.